Bentornati ai nostri caffè di appoggio a Caiano, caffè da un po' di tempo speciali perché si svolgono nel Palazzo Comunale. Bentornata all'assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri. Siamo costretti ancora una volta, l'abbiamo affrontato già in precedenti puntate di questa nostra rubrica, di Piazza 20 Settembre, perché insomma stanno iniziando, iniziata, siamo al via della fase conclusiva dei lavori e quale sarà l'assetto della piazza una volta terminati questi ultimi interventi. Sì, i lavori preliminari per la ripresa del cantiere sono sostanzialmente cominciati. A breve il cantiere riprenderà in tutte le sue fasi per essere terminati. Questo è un po' il programma, ovviamente tutto molto legato anche alle intemperie, perché ultimamente non è proprio favorevole. Per quanto riguarda diciamo, l'organizzazione del progetto, del cantiere, tutto quello che era previsto nel progetto verrà realizzato perché sostanzialmente noi non l'abbiamo toccato, quindi come si vede fin da ora il monumento è già stato spostato, la piantumazione è stata effettuata, le strutture in acciaio Corten sono state realizzate. La predisposizione per la fontana a raso vi è di già, quindi aspettiamo proprio la fase, diciamo, terminale per concludere la fontana. Le panchine per l'uso della piazza per i bambini saranno realizzate, quindi la piazza verrà realizzata esattamente come da progetto. Le uniche cose che sono state in qualche modo modificate hanno riguardato solo e soltanto la viabilità. Ecco, parliamo appunto della viabilità e dell'assetto nuovo che assumerà anche la viabilità insieme alla piazza. Allora, la viabilità è già stata modificata in parte nel mese di maggio, con il ripristino a doppio senso di via Vittorio Emanuele e anche con una miglioria, perché è stato sostituito l'asfalto esistente con uno fonoassorbente, quindi con abbattimento del limite acustico. Bene. Poi manca ancora il collegamento in maniera un pochino più diretta con i Ponte Mulino e via Pratesi, ma questo siamo ancora in fase di trattativa, diciamo pure così, ma comunque in una fase di concertazione più che trattativa con la provincia per definire esattamente quello che sarà l'assetto definitivo della viabilità, ma più che altro i tempi un pochino diversificati rispetto a quello di via Vittorio Emanuele. Dipendono anche dal fatto che questa viabilità interferisce con un ulteriore progetto che abbiamo in corso, e cioè quello del parcheggio, l'ampio parcheggio nell'area ex Isidoro. E quindi queste due viabilità devono essere concertate. Non è neanche esclusa che si debba procedere a una piccola variante di allineamento fra le due viabilità, perché il progetto prevedeva un assetto originario che diciamo in qualche modo Ecco, deve parliamo un essere. po' di questo progetto, Allora, il progetto di questo nuovo parcheggio. parcheggio è un ampio parcheggio misto, turistico e anche residenziale, quindi sono previsti anche diciamo, quattro posti per autobus, proprio posti dedicati in ingresso e uscita. E poi ci sarà all'incirca 50-60 posti auto sia per i residenti sott'ombrone e anche per ovviamente turisti che ne vorranno, che potranno farne uso per le varie visite, la villa E come spiegava, fa parte, diciamo, del pacchetto della nuova organizzazione Sì, per quanto riguarda la viabilità appoggio a Caiano. esattamente, è un, diciamo, un nodo. Diciamo strategico a questo punto che è composto dalla piazza, parcheggio, accesso al paese e uscita dal paese e anche con collegamento con la strada interregionale che è la 66. Quindi un progetto di riorganizzazione complessiva della viabilità che sta procedendo, naturalmente con tempi permettendo legati al maltempo, a situazioni varie su cui
È sempre difficile esprimere con esattezza anche probabilistica quando accadrà, comunque c'è, diciamo, un assetto nuovo per quanto riguarda la circolazione Poggio-Caiano. Sì, questo assetto nuovo c'è, però lo dobbiamo in qualche modo coordinare con i vari enti che hanno competenza in tutti questi settori, provincia, regione, sovrintendenza e quant'altro. Quindi, insomma, anche l'assetto, la problematica amministrativa ha il suo peso. Quindi, come sempre, le questioni non sono mai semplicissime sì. Quando si tratta di fare delle cose. Non c'è dubbio. Bene, noi chiudiamo questo nostro caffè, ringraziamo ancora una volta l'assessore Mastropiere, l'appuntamento è dal Palazzo Comunale con un prossimo caffè con un altro assessore.